Cosa sono andato oggi? Ma niente, perché dopo una sconfitta così è dura fare un'analisi della partita. Ci faremo sicuramente noi un'analisi a livello individuale, perché questa non è una squadra da, sicuramente da offrire queste prestazioni, questo è poco ma sicuro. E quando parlo di queste cose parlo a livello generale, perché quando si perde così è troppo facile magari dare la colpa solo a chi gioca, ma quando si vince e si perde la colpa o il merito è sempre di tutti. Quindi anche noi, magari, che fino in questo momento abbiamo giocato meno, dobbiamo dare qualcosa in più per permettere a quelli che hanno giocato di più di alzare comunque la tensione e il ritmo. Serve ancora tempo? Ma secondo me un pochino di tempo è normale, perché comunque si passa completamente ad un'altra filosofia di gioco, ed è normale che ci voglia un po' di tempo per assestarsi. E questo però non deve essere un alibi per poi magari una partita prendere un gol e finirla lì, perché si può prendere un gol ma ne possiamo fare anche due, perché comunque abbiamo ottime qualità e ottimi giocatori. Ci racconti un po' di questo bacio tra te e il tuo ex allenatore? Dietro c'è molto, forse anche un po' di rimpianto. No, non, da parte mia o da parte sua? Diccelo tu. No, non ci guardiamo indietro. Sono contento che sia venuto, siamo contenti che sia venuto a allenare una piazza come il Milan. Noi adesso abbiamo il mister Montella e ce lo teniamo stretto. È normale che io a Mihajlovic gli sia grato, perché comunque a 31-32 anni mi ha fatto crescere ancora tanto, soprattutto a livello di uomo, quindi normale che l'affetto rimane sempre.